Ciao e bentornati! In questo video di oggi voglio parlarvi di 6 frutti cinesi che sono praticamente sconosciuti qui in Italia, ma invece sono conosciutissimi e amatissimi in Cina. Il primo frutto di cui vi voglio parlare è il youzi, e cioè il pomelo. Il pomelo è un frutto molto particolare, tra l'altro avevo fatto un video che vi lascio qui su come si sbuccia il pomelo, perché effettivamente è una sorta di pompelmo, ma grande così. L'interno è esattamente come quello dell'arancia, però ha degli spicchi grandi esattamente così, lo vedrete nel video. Il sapore del pomelo è simile a quello dell'arancia, ma molto meno aspro ed è più dolce dell'arancia. Secondo frutto è il ginci. Il ginci è praticamente il kumquat o fortunella oppure mandarino cinese ed è in pratica uno dei frutti col quale io sono cresciuta. Tipo 25 anni fa mia madre comprò questa piantina, un alberello, e per anni io ho mangiato questo mandarino cinese super biologico. Sono dei piccoli mandarini a forma ovale, piccolini, sono piuttosto aspri ed amari e si mangiano con tutta la buccia, almeno credo, io li ho sempre mangiati con tutta la buccia. Si trovano anche nei supermercati, chiaramente negli Asian Market, ma anche nei supermercati tipo la Coop, penso Conad, insomma sono sempre più popolari questi frutti nella sezione chiaramente esotica. Terzo frutto è il shanchu, cioè il mangostano. È uno dei frutti cinesi che più apprezzo e amo perché è dolcissimo ed è morbido. Lo trovate anche facilmente negli Asian Market, ma anche per esempio alcuni ristoranti cinesi lo propongono come macedonia cinese. Un altro frutto è il yantao, cioè la carambola. La carambola è un frutto molto particolare perché quando viene tagliato ha la forma di una stella ed è anche giallo. Io non l'ho mai assaggiato, ma per quel che mi hanno detto ricorda quello, il sapore dei ribes. Ci sono molte varietà di carambola e alcune sono più dolci, altre più aspre, però bene o male ricorda il ribes, quindi se avete mai assaggiato il ribes, ecco, più o meno quella è la carambola. Altro frutto è il huolonghuo, cioè il frutto del drago o il pitaya, ed è un frutto particolare perché ha questa buccia coloratissima, fucsia, veramente molto wow, però come viene tagliato vediamo all'interno che è tutto bianco con dei semini neri ed è bello questo contrasto black and white e invece fuori un'esplosione di colori. Il frutto ricorda un pochino il kiwi e si può anche mangiare con il cucchiaino perché appunto è morbido. Uno dei frutti top che amo è il lici oppure ciliegia della Cina. Il lici è un piccolo frutto dalla buccia piuttosto resistente, si riesce ad arrivare alla polpa con grande facilità e la polpa è dolcissima, morbida. All'interno c'è un nocciolo piuttosto grande che però si riesce insomma a denocciolare con grande semplicità. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto conoscere qualche nuovo frutto da assaggiare, da provare assolutamente, perché sono veramente molto buoni. Poi mi raccomando, seguitemi anche su Instagram perché vi aggiorno su tutte le novità, sui nuovi video, insomma su tantissime cose, e anche perché riusciamo ad essere in contatto con molta più semplicità. Se invece non avete questi social tipo Facebook o Instagram, mi raccomando attivate la campanella perché ogni volta che c'è un nuovo video verrete avvisati. Zaijian, bye bye!